Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video vlog da Zanzibar. La batteria mi stava un attimo abbandonando, infatti l'ho appena cambiata. Comunque questa mattina iniziamo con un'escursione. Non ho la minima idea di che ore sia. Ok, sono le 8.09 e abbiamo l'escursione alle 8.30. Papà, un po' si becca un granchio, mo? Allora, purtroppo prima il tempo era un po' brutto, quindi non siamo riusciti ad andare a fare snorkeling. Se il tempo migliora ed esce il sole, probabilmente andremo più tardi. Adesso siamo venuti a vedere due spiagge, non vedo niente, però ok. A giudicare dal caldo che inizia ad esserci, penso stia un po' uscendo il sole, speriamo. Abbiamo appena pranzato e adesso finalmente dobbiamo fare il bagno. Quando fai bagno lei? Sì. Io non ho fatto bagno. Dove lì? Vale! Ci da parla, così, sembra la candela! Così, sì, come tipo fidanzamento. Quasi, così, sì. C'è una festa in corso. Ci sono questi vetri che sono tipo oscurati col rosa. Sì. Comunque noi abbiamo decisamente finito lo snorkeling town. E è stato bello. Sta scendendo tutti. Sono scesi tutti tranne noi. Stai scendendo? Vigili. Comunque è stato davvero bello. Spero di essere riuscita a riprendere bene le cose. Papà, aprimi la porta. Non lo so.
Allora, siamo appena rientrati a casa e meritato un aggiornamento. Intanto partiamo dal presupposto che sono le 19:29. Oddio, ho fatto così, c'ho l'ago nelle orecchie. Comunque, oggi pomeriggio verso le 3 penso, siamo andati a fare snorkeling perché per fortuna si è aperto un po' il cielo, quindi è uscito il sole e faceva anche parecchio caldo. Sono stracontenta perché siamo riusciti a vedere un sacco di pesci. Abbiamo incontrato anche dori, un sacco di dori. E ho guardato un po' le riprese prima mentre eravamo in macchina e mi sembra che siano venute abbastanza bene. Comunque nei prossimi giorni faremo altri momenti di snorkeling, quindi magari riesco a fare anche qualche foto e tutto. Sono molto molto felice. Comunque mi sono dimenticata di raccontarvi che oggi mentre stavamo andando appunto per iniziare il nostro tour eccetera, praticamente ci ha fermati la polizia e ha fatto la multa all'autista, il driver che ci ha portati. E niente, quindi questa cosa è stata in ballo un po' per tutto il giorno, perché giustamente, cioè giustamente, qui le multe le paghi nel momento in cui ti fermano, cioè non è che ti stanno a inviare la lettera a casa, anche perché c'è sicuramente un altro stile di vita, quindi è più difficile, fanno prima secondo me a pagarle in questo modo. Tra l'altro ci abbiamo messo una vita a tornare a casa, vero? Io ho pure dormito un po', ma ok. Tu hai fatto la doccia, adesso me la faccio anch'io, poi andiamo a cena. Domani in programma abbiamo... sì, devi andare a visitare la città, perché non ci sarà questo gran tempo, quindi... Comunque nulla detto questo, ci vediamo tra poco quando mi sarò docciata e spero di potervi parlare con una faccia migliore. E anche se qui non ho ancora toccato un mezzo trucco, ma vabbè, fa niente. Abbiamo appena finito di mangiare, stiamo tornando alla camera. Sono le 9:30 e sto morendo il sonno, sì. Comunque ieri sera... Oh no, così non mi si vede proprio. Comunque ieri sera... mi sono messa all'editing di un nuovo video e adesso lo sto per ricontrollare, poi stasera lo mando online e speriamo, vediamo in quanto si caricherà e se si caricherà. Speriamo! Comunque io sono uscita con un vestito e la felpa perché ho troppo troppo freddo. Adesso vale magari... io ho freddo! Tadan! Sembra un po' una scema però. Io ho dei capelli indecentissimi perché non li ho asciugati. C'era una tipa davanti alla sua portafinestra che ci guardava con tanto così di tenda aperta. Dico, ma zia, ma dove? Ma qua. Perfetto, quindi con questa fantastica faccia vi dico che abbiamo sistemato un po', perché in realtà la tua valigia va benissimo, la mia. Certo, io ho sistemato per bene. La mia è ancora così. In realtà ho sistemato un po', però vabbè, ma fa niente. Poi quando sarà il momento di partire sistemerò bene tutto, perché potrò buttare i vestiti a caso. È l'alba delle 21:56 e io penso che tra poco andrò a dormire per potermi svegliare e godermi la giornata al meglio domani mattina. Cioè domani. E niente, comunque non so bene tra quanto andrò a letto, però per adesso vi do la buonanotte e detto questo niente, ci vediamo domani, ciao, notte. Buongiorno mondo. Allora, perdonate le condizioni, in questo momento sono così perché ho messo la crema per tutti i funghi, le cose che ho sul corpo, quindi mi sono messa questo outfit un po' a caso. Comunque, e tralasciando la mia coda molto sex, sono le 8:56 e oggi abbiamo l'escursione, la gita che inizia alle 10, quindi abbiamo ancora un'oretta. Io sono felice perché il video si sta caricando. C'è una tipa dietro qua sopra, non mi sta considerando. A mio parere si sarebbe potuto finire di caricare già ieri sera, solo che mio papà mi aveva detto che avrebbe dovuto utilizzare il mio computer per una mezz'oretta, quindi gli ho detto va bene, ok, te lo lascio di acceso, per favore non chiudere questa pagina di Safari, perché appunto sto caricando il video, poi quando è finito mettilo a caricare. Alla fine lui non ha più usato il mio computer, quindi non l'ha mai messo a caricare. Questa mattina mi sono svegliato che era ovviamente spento, morto, e quindi si era caricato fino al 53%.
non so che ora della notte si è spento, quindi non so quanto ci abbia messo a caricare quel 53%. Comunque adesso sono sveglia già da un'ora ed è al 60%. Però diciamo che è normale che adesso sta caricando un po' più lentamente perché c'è altra gente sveglia. Spero che oggi la gente vada a fare le escursioni e si leva, così il wifi è più libero. Comunque vabbè, anche se pubblico il video una volta tornata dalla gita, anche se lo pubblico alle 19 come faccio di solito in inverno, è top. Comunque nulla, più tardi, siccome torniamo alle 4 dall'escursione, che appunto andiamo a vedere la città oggi, torniamo abbastanza presto, quindi mi metterò all'editing di un altro video e poi lo metto a caricare. Yay, ehi là. Allora, noi stiamo per iniziare la nostra gita. Comunque vi dicevo che stiamo per andare a fare la gita e oggi andiamo in città. Perché tutti mi guardano? In ogni caso sono vestita così. Inizialmente avevo un altro outfit, vi lascio qui la foto. Mi hanno fatto cambiare perché il vestito non arrivava fino alle ginocchia, che poi in realtà è la salopette. Comunque perché siamo in una città islamica, in un paese islamico. Islamico? Si dice così. Musulmano? Sì. Confusa. E quindi non sarebbe andato bene. Quindi adesso non posso dirvi nulla. Allora, sono venuta in questo posto a cambiare i soldi ed è stata un'esperienza molto bella perché è tipo un negozio che vende anche tipo cibo così. È arrivato un ragazzo, ha preso un solo biscotto da una scatola con tanti biscotti e poi ha comprato tre sigarette di vino. Queste cose c'è, le pronto. Puoi vedere solo se le bevi così. Abdul, ni means me. Ni? Ni means me. Ni me malisa. Yes, but ni. Ni is io. Ni is io, yes. Me. Is okay. Me. And if you want to say, if you want to say we are finished, you say tu. You're using tu. Ah, okay. You, tu me malisa. Tu me malisa. Ni me malisa. Tu me malisa. Tu me malisa. Tu me malisa. Like a tutti. Tutti. Sì. Tu me malisa. Stiamo facendo il tour tra le spezie. Cioè stiamo vedendo come le fanno, giusto? Cioè gli alberi. Sì. Un po' così. Ah, e ci hanno dato anche questo cestino di foglia dove mettere tutte le spezie che ci faranno vedere. Ew. Giustamente mettiamocele infradito. Guarda, facciamo così. E sì? E poi? E poi? Sì, indiano? Sì. Masai? Capelli rossa. Davvero? Sì. Sì, usiamo tutto questa. Sì, sì, dolce tipo paprika. È buona per cucinare. Sì, carne, riso, pesce. È sì, buona, tipo paprika dolce, non piccante. No chili. Sì, no chili, quando secco. Buona questa spesa. Mm-hmm. Le donne così anche. Wow. Wow. Vieni qua, Vale, fatti vedere. Sì, banana rossa proprio non cucina, sempre frutta. Ma si mangia. Che frutta è? Oh. È buono questa per cucinare. Mm. Cos'è questa qui, scusa? È trasagliata. Mm-hmm. Per cucinare? Mm. È buona del caffè. Nel caffè. Risotto, tè, zafferano? No, okay. Allora, la pianta che abbiamo appena visto ci ha spiegato che tipo la usano anche per improfumare l'alito oltre che come spezia. E ci ha detto che se tipo bevono qualcosa di locale, hanno problemi con la polizia, prendono uno di quello e tutto l'odore va via. Così basta. Ma frutti viene grande. Allora, se vuoi ananas proprio, se una frutta, se una pianta, un anno e mezzo, basta. Quando colgono questo frutto, la pianta muore, si mettono altre con ciuffo, tutta terra si viene su.
Ma questa dolce tipo banana sembra sia anche jackfruit sapore. Questo frutto si pianta, muore, mettono su un'altra, su, ciuffo, sotto, viene un'altra. Ah, ok. Ma questa la mamma muore. Povera. Solo un'ananas. Ah sì! Ok, questa ovviamente era l'ananas e ci ha spiegato che la pianta dell'ananas rimane piccola, invece il frutto ovviamente deve ancora crescere, in questo qui era ancora acerbo. Bello parlarvi con queste cose tipiche. È fresca e te masala. Ho sempre seco quando seco ritrotta, steak e buona riso pilaf. No, adesso si sente. Si grata anche in polvere, si buoni. Ma te lo dico. Usiamo anche in polvere, buona questa cannella. Questa cannella, miei cari amici, si buona anche chewing gum, si buona anche zuppa, carne, pesce e si tanto odore. Pepe. Eh sì, pepe arrampicante, guarda questa frutta. Pepe verde. Sì, pepe arrampicante, sì. Io lo amo sulla carne. Sì, sì, sempre corrono questa rossa, se dopo vogliamo con acqua calda o... Verde. Secondo gialla. Mm. Ah, gialla. Eh sì, rossa. Ok? E rossa bianca. E bianca diventa nero. Ok. Cinque colori. Sono le... Ok, quindi ci sono cinque colori di pepe. Verde, giallo, rosso, bianco e nero, e a seconda del colore è un diverso livello di maturazione. Bello questo, nero, ma non è maturo. Eh sì, non è maturo. Se prendiamo questa foglia verde, si dopo secco. Quando secco diventa nero, si gratta e diventa polvere. Prendiamo acqua, anche limone, insieme, e dopo le metto per la cotta. Bene, 4 mesi e muore tutto, mamma anche figli. Per abortire. Ok. 3 mesi e va bene, 4 mesi... tutto amore, mamma anche sì. Con le ne? Sì, la radice. Ma perché deve, ma dove si mette, scusa? La radice? Sì, si mangia, no, si esce. La radice si colla, stai zitto. Ok, e dopo vogliamo con l'acqua calda. Sì. E poi bevi l'acqua. Sì, acqua. E dopo bimbi viene fuori. Ma perché deve venire fuori? Se un'altra ragazza si è a scuola, a casa problema, se non vuole, non vuole, ok, questa cosa è stata stra interessante. Ci ha spiegato che la pianta dell'enne, la radice la usano come medicina per far abortire le donne, le ragazze. Le possono usare fino a 3 mesi da quando sono rimaste incinta, perché dal quarto in poi il bambino inizia ad essere troppo grande, quindi non riuscirebbe ad abortire e addirittura morirebbe anche la ragazza. Invece ovviamente la polvere, i fiori, i frutti, non so che cosa, usano la polvere per l'enne classico, per i tatuaggi. Ora sì, questo albero si è ancora acerbo, si 5 mesi. Sì, 5 mesi. Cioè, ha detto che i chiodi di garofano li usano anche per, cioè, per le mille cose che li usano anche per fare le sigarette, cioè li mettono insieme al tabacco e le fumano, e ha un effetto tipo la marijuana. Abbiamo due tipi, robusta e arabica. Ma questa arabica, robusta non andando, ma un'altra era isolata, è quella bassa. Allora sì, il caffè prima si fa fiore, si fanno fiori frutta e verde, quando matura diventa gialli, si gialli diventa rossa. Allora questa rossa si quanto corgono, ok, si apri, ok, si, dentro ci abbiamo due chicchi. Secco, quando secco diventa nero, si gratta e diventa in polvere. Grazie. Prego. Frutti con noce e poi è marrone, poi la gratti. Si gratti diventa un polvere, si buona questa per cucinare. Sì, I know. Si anche pesce, carne, riso, insalata, patate. Te l'ho detto che tutto. Posso venire a lavorare con te. Adesso vi spiego sta storia che... Cristiano. La chiedo come che si sia. Che figo. Oh, bella. Ti fa pure l'anello, No, qua, la corona. No, Andrea, so che bravo! Vuoi tu, come che si dice? Sì, vuoi tu prendermi mangiata. Come tuo legittimo sposo? Ma che belli! Ma io non so fare niente di queste cose. Giustamente. Eh? Grazie! Ma mi è andata un imbiombale una patta? Pure il clavato c'ho. È la patata? Sì, come la patata? È un tubero. Tubero, si guarda. Io sono troppo. Vendorosi buoni queste per cucinare tutto, però. Che vendorosi moglie di carne. Poi quello che serve per sushi. Quando beviamo il lime. Sushi. Quello che pizzica sulla gola. Sembra limone. Sì, questo. Quando mangi il sushi è quello che ti danno sempre. Ma noi non la mangiamo. Prima di parlare di
tutto questo volevo raccontarvi al volo quello di prima. Allora, intanto ci hanno detto che i chiodi di garofano li utilizzano anche per fare il profumo Chanel numero 5, che tra l'altro lo usa mia nonna, e in più lo usano le ragazze per rimanere incinta più velocemente, e invece i maschi per produrre, penso, più spermatozoi usano, cioè bevono lo zenzero. Wow. Comunque io sarò scioccata da tutto questo che ha fatto in 15 minuti. Look at them. Ah, ma sembra una foglia. Ah, io l'avevo capito, mi ha pizzicato qualcosa. Mandola. Non si vede molto. Ragazzi, io sono innamorata. Cioè, pensa alle persone che vengono in questi posti e passano la loro settimana in un villaggio. Queste cose... Ce la portiamo a casa per le zanzare. Sensi Patore! Wowi! Ah! Atti malaikan! Mina kupeda! Malaikan! Malaikan! Mina kupeda! Malaikan! Hati wekidana mwezio! Hati mena shirana malitina! Awe! Ah! Ninge kuewa! Malaikan! Oh! Hati malaikan, mina kupenda, malaikan, malaikan, mina kupenda, malaikan. Perché mi stanno guardando? Guarda, sono bambina. Very good. Che è il caribou? Quindi, vedi dov'è il cocco dentro? Buona domanda. Non ti sbrigare. Come vedi? Sono le mamme. Come vedi? Negli Vedi tu. Adesso sono proprio orribile. Aspetta, facciamo che mi sciolgo i capelli. Forse è meglio. Grazie. Vedi. Corona. Voglio più. Bella corona. Niam. Bella capella. Parliamone. La batteria scarica, ragazzi, non ho l'altra di riserva. Andiamo. My family is separate. Okay. So different. It's raining man, hallelujah, it's raining man. Parte 2. Allora, sta bevendo ancora. Ma tu ti hai preso il sole, ma quando? Io comunque quest'anno proprio noi zero interesse nei confronti del sole. Ma io mai, no? Zero. Comunque, anche perché è piena di funghi, come mi ritrovo evito. Comunque, se cerco di non cadere. Adesso ci stiamo dirigendo verso il mercato, siamo stati in un baretto a prendere una fetta di torta. Ci hanno consegnato. Esatto. Che fanno le donne di qua, una torta nera. Al cioccolato. E fa freddo. Non fa freddo. Fa freddo. Comunque, niente, in quel bar c'era anche wifi, ci hanno andato lì per 10 minuti, poi una certa ho deciso di non andare più, ma va bene. Adesso che ore sono? 4:21, quindi sta venendo un diluvio che secondo me top. E alle 5:30 abbiamo il ritrovo con il nostro tipo, che se riusciamo per un caso unico a beccarlo prima, ben venga. Il più lungo è raro perché qui non si capisce proprio niente e wifi non c'è, quindi esatto, telefono non c'è, la rete zero. Siamo al mercato e siamo passati nella zona dove vendono la carne. No words for that. Allora, immaginate... Mambo.
comunque, per descrivere questo mercato immaginate tante Chinatown una dopo l'altra. Siamo in questo negozio a prendere un po' di pastelli, un po' di palle per i bimbi, perché nei prossimi giorni non so quando andiamo a visitare il villaggio vicino al nostro hotel, quindi almeno possiamo dargli qualcosa. Siamo appena rientrati in casa e sono troppo felice perché oggi abbiamo fatto delle cose stupende, una più bella delle altre. Tra l'altro oggi quando siamo andati a vedere il tour delle spezie ci hanno fatto vedere anche in diversi momenti dei punti vendita, diciamo. Alcuni vendevano le spezie, altri vendevano dei prodotti e quindi abbiamo comprato delle cose. Grazie, anche se della Vale in realtà. Vabbè, la do io. Comunque abbiamo comprato questa saponetta qui alla curcuma? Beh. Comunque che ci dicevano che aiuta per l'acne e per i brufoli e quindi ci possiamo lavare il viso con questa. E poi abbiamo preso questi due profumi che... Comunque questi due profumi che purtroppo sono piccolini, però cioè, l'odore mi piace un sacco, quindi inizierò ad usare come profumo questo perché io in realtà non ho un profumo, quindi... E tutto questo l'abbiamo pagato solo $10. E niente, detto questo, strafelice perché finalmente mi si è caricato il video. Adesso cerco di trovare la miniatura perché mi sono dimenticata di farla e poi lo posso mandare online. Io mi sono fatta una doccia solo al corpo, come penso si possa notare. Ho messo questo vestitino perché oggi c'è zero vento, zero. In ogni caso volevo anche dirvi che prima mi sono dimenticata di farlo, che mi sono tenuta da parte dei soldi perché non so se lo sapete, io ho una bacheca abbastanza grande in camera che amo, anche quando cambierò camera io ci devo assolutamente trovare un posto perché io la adoro. E praticamente in basso a destra c'è un piccolo angolo dove ho appeso dei soldi e alcuni dei posti dove sono stata, ovviamente non tutti. La moneta che c'è qui è davvero bella, cioè è bella la grafica, e quindi mi sono tenuta 2000 scellini, che è appunto la moneta che c'è qui, che fate che 2500 sono un euro, quindi sarà un 80 centesimi, e perché sopra c'è il leone, e siccome il Re Leone è ambientato in questi paesi ho voluto tenere il Re Leone. Tra l'altro in questa lingua leone si dice Simba come Re Leone, e l'abbiamo visto anche da poco questo film, quindi tutto un collegamento. Allora, sono le 21:27 e abbiamo finito di mangiare, siamo rientrati in camera. Alla fine io avevo freddo, quindi mi sono venuta a prendere la felpa. E detto questo, nulla, io ho mangiato il riso con il curry. E niente, io sto esplodendo, sono pienissima perché qui non ho particolare fame. Cioè, ogni pasto che facciamo dico non ho tanta fame, non ho mai fame. Infatti, non ho mai pranzato, ma... Infatti, abbiamo mangiato solo una fetta di torta, ma... Vabbè, comunque... Distruggo tutto. Comunque direi che è arrivato il momento di chiudere questo video vlog. Non vi spoilerò che cosa andremo a fare domani. Domani sarà una giornata abbastanza soft, invece quella dopo abbastanza strong, diciamo. Comunque vedrete tutto quanto. E io sono molto gasata perché mi stanno piacendo le giornate una dopo l'altra sempre di più. Sono riuscita a pubblicare il video, adesso siccome è abbastanza presto mi metto a editarne un altro, perché domani non ci dobbiamo svegliare particolarmente presto, quindi posso andare a letto anche un attimo più tardi, di conseguenza svegliarmi un attimo più tardi, anche se in realtà tipo alle 10:11 già dormiamo, non ho mai sfiorato la mezzanotte, quindi... Ma che, manco le 11 ho sfiorato io. Io vi ringrazio per aver seguito questo primo video vlog da Zanzibar, spero vi sia piaciuto, spero vi siano piaciute le riprese e tutto quello che stiamo andando a fare. Se è così lasciate tanti pollici in su e lasciatemi un commento qua sotto. E se vi va di vedere anche i prossimi video vlog di Zanzibar, supportate questo video con tanti like. Un bacio ancora a tutti, ciao ciao, al prossimo video.